Salve, sono Giuseppe Di Pietro, presidente dell'Assostampa del Molise. Lo sapevate che con la legge Bavaglio non ci sarà più libertà di informazione nel nostro paese? Con il DDL Alfano non avremmo mai saputo della clinica degli orrori a Milano, dove si operava della gente sana solo per avere rimborsi dal servizio sanitario. Con il DDL Alfano, Claudio Scajola sarebbe ancora nel Consiglio dei Ministri. Non credo che questa sia una legge che vada nella direzione dell'informazione, della giustizia, della democrazia. Salve, sono Federica Ciarradello. Lo sapevate che con la legge Bavaglio non ci sarà più libertà di informazione in questo paese? Se non lo sapevate, adesso lo sapete. Pensateci. Salve, sono Dario Fontana. Non sapevate che con la nuova legge Bavaglio non ci sarà più libertà di stampa e si ostacolerà la giustizia in Italia? Sapevate? Pensateci. Salve, sono Manuela Garbarelli. Lo sapete che con la legge Bavaglio non ci sarà più libertà di informazione? Non lo sapete? Bene, pensateci. Salve, sono Mario Serra. Lo sapevate che con la legge Bavaglio non ci sarà più libertà di informazione in questo paese? E se non lo sapevate, adesso lo sapete. Pensateci. Buongiorno, sono Antonio Ruggeri. La legge Bavaglio non ha nulla a che vedere con la difesa della privacy dei cittadini. Vuole difendere unicamente la privacy delle cricche che stanno devastando la democrazia di questo paese e vuole mettere la mordacchia alla libera informazione. Se non lo sapevate, adesso lo sapete. Pensateci. Prego. Salve, sono Michele Orsibandini. Lo sapevate che con la legge Bavaglio non ci sarà più libertà di informazione in questo paese? Beh, se non lo sapevate, adesso lo sapete. Salve, sono Barbara Dondi. Lo sapevate che con la legge Bavaglio non ci sarà più libertà di informazione in questo paese? Se non lo sapevate, adesso lo sapete. E sto preparato. Salve, sono Alberto Tarozzi. Ci tenete alla libertà di stampa? Leggete il disegno di legge sulle intercettazioni e valutate cosa succederà se dovesse passare. Io e il mio piccolo vi ho avvertito. Salve, sono Pierpaolo Giannubbio, insegno e scrivo libri. Con la legge Bavaglio non ci sarà più libertà di informazione in Italia e questo è giusto che si sappia. Salve, sono Stefano Sabelli, sono un lavoratore dello spettacolo. Sapevate che con il DDL Alfano, ossia la legge Bavaglio, non ci sarà più informazione in Italia? Se non lo sapevate, adesso avete un motivo per informarvene. Fatelo. Ciao, sono Fabrizio della Riserva Moac. Lo sapevate che con la legge Bavaglio non ci sarà più libertà di informazione in questo paese? Se non lo sapevate, adesso lo sapete, quindi pensateci. Sono Leo Leone. Lo sapevate che con la legge Bavaglio non ci sarà più libertà di informazione garantita dalla Costituzione in questo paese? Se non lo sapevate, ora lo sapete, pensateci. Salve, sono Franco Novelli di Libera Molise. Lo sapevate che con la legge Bavaglio non ci sarà più libertà di informazione in questo paese? Se non lo sapevate, adesso lo sapete. Pensateci. Salve, sono Gianni Spallone. Lo sapevate che con la legge Bavaglio ora non ci sarà più libertà di informazione nel nostro paese? Se non lo sapevate, adesso lo sapete. Pensateci. Salve, sono Gino Marsullo. Faccio lo storico e dunque so che la storia non si ripete, almeno non negli stessi termini. So anche però che nessun diritto è acquisito una volta per tutte. Voi lo sapevate che con la legge Bavaglio si impedirà la libertà di informazione in questo paese? Se non lo sapevate, adesso lo sapete. E dunque, pensateci. Sono Adalberto Cufari, direttore di Extra Molise. Lo sapevate che con la legge Bavaglio in questo nostro paese non ci sarà più libertà di informazione? Bene, se non lo sapevate, ora lo sapete. Riflettete. Ci guardi, innanzitutto iniziamo col dire questo. Io sono nato nel 38, anno delle leggi razziali. Si immagini come sono cresciuto io. Sono cresciuto con un grande sogno nel cuore, che è quello di godere di una libertà più ampia e
e di una circolazione di idee che avesse a che fare con il mondo intero. È strano, molto strano, che si debbano sentire queste notizie. La legge Bavaglio, penso un po', dopo tanti anni, le facevo cenno, in quel triste periodo in cui il rapporto con la democrazia era traballante, dobbiamo ancora misurarci con queste leggi tristemente note. La legge Bavaglio è una cosa terribile, perché mette a repentaglio la libertà di sempre. E poi penso un po', io sono un pittore che ha sempre conseguito e ha ricercato la libertà d'azione, la libertà di pensiero, la libertà di estrinsecarsi più liberamente per portare a compimento i propri sogni e le proprie libertà, che siano poi esse condivise con il resto del mondo dell'intera umanità. Oh, salve, sono Antonio Di Lalla, direttore della Fonte, e sta passando la legge Bavaglio, ma con la legge Bavaglio l'informazione sarà castigata. Se non lo sapevate, adesso lo sapete. Salve, sono Pasquale Di Bello, il direttore di Nuovo Molise. Lo sapevate che con la legge Bavaglio non ci sarà più libertà di informazione? Bene, adesso lo sapete, pensateci. Salve, sono William Mussini, videomaker indipendente. A mio avviso il disegno di legge sulle intercettazioni, millantando di proteggere la privacy di molti, in realtà vuole salvaguardare l'impunità di pochi. Tra l'altro stendendo un velo di silenzio sulla criminalità organizzata, eliminando ogni voce di dissenso, in spregio poi ai principi sanciti dalla Costituzione. Salve, sono Giuseppe Tabasso. Non da giornalista che ha il dovere di informare, ma da cittadino che ha il diritto di essere informato, denuncio inorridito questa legge Bavaglio che toglie a tutti noi un dovere e un diritto. Sono Antonio Lupo, presidente dell'Ordine dei giornalisti. Proteggere la privacy era un nobile intento, ma mettere il bavaglio è un'altra cosa. Noi giornalisti vogliamo continuare a esercitare il nostro dovere di informare e i cittadini non vogliono essere privati del loro diritto, che è quello di sapere. Cambiamo la legge. Salve, io sono Italo Testa, per chi non mi conosce. Chi mi conosce sa che sono stato per tanti anni primario chirurgo dell'ospedale di Campobasso. Intervengo in questo dibattito perché ritengo che sia molto importante che tutti sappiano che la legge Alfano, il decreto legge Alfano, che è più conosciuta come legge Bavaglio, non darà più libertà di informazione in questo nostro paese. Io credo che tutti lo sappiano oggi, ma se qualcuno non lo abbia ancora capito, il mio intervento potrebbe aiutarlo a farglielo capire. Grazie. Ora. Salve, sono Antonietta Caccia, mi occupo di cultura e sono presidente dell'Associazione Culturale Circolo della Zampogna di Scapoli. Lo sapevate che con la legge Bavaglio non ci sarà più libertà di informazione in questo paese? Se non lo sapevate, adesso lo sapete. Pensateci, pensiamoci. Salve, sono Manuela Peteccia. Lo sapevate che con la legge Bavaglio non ci sarà più libertà di informazione in questo paese? Se non lo sapevate, adesso lo sapete. Pensateci. Salve, sono Norberto Lombardi. Lo sapevate che con la legge Bavaglio ci sarà meno libertà di informazione nel nostro paese? No? Bene, adesso lo sapete. Pensateci.